La fiducia delle popolazioni terremotate non va tradita e questo è il messaggio che è stato rappresentato al tavolo di confronto sulla conversione in legge del decreto sisma, tenutosi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi alla presenza dei delegati ANCI, della Presidenza della Regione Abruzzo e dei rappresentanti del Governo. Si è trattato del terzo passaggio dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Conte e l'audizione in commissione della scorsa settimana. Il sindaco di Teramo e presidente dell'ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto, ha invitato alla responsabilità il governo, avendo il coraggio, ha detto, di superare vincoli e limiti e tenendo presente le esigenze di migliaia di persone. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha parlato invece di passi in avanti per riscrivere il decreto e riempirlo di contenuti. Chiesto di evitare, diciamo, di chiudere la discussione con noi e poi lasciare alla fine soltanto al Parlamento, nel rapporto con i ministri e con i tecnici dei ministeri, la conclusione di questo lavoro, ma di coinvolgere i territori. E quindi noi abbiamo uffici speciali dedicati alla ricostruzione che hanno accumulato anni di competenze e di esperienze che devono essere messi a frutto e utilizzati per scrivere le norme nella maniera più completa e migliore possibile. Per questo ho chiesto appunto di fare in modo che i relatori, che il governo, i parlamentari della commissione, quando andranno alla chiusura del provvedimento siano accompagnati da un lavoro di confronto tecnico con questi soggetti che possono garantire, diciamo, un testo adeguato ai bisogni del territorio e della ricostruzione.